È stato presentato questa mattina allo stadio Euganeo il nuovo allenatore del Padova, Nello Di Costanzo, 49 anni, romano, già tecnico del Venezia, portato dalla C2 ai play-off in C1, Messina e Ascoli in Serie B. Una scelta maturata dopo un lungo tergiversare da parte della dirigenza biancoscudata, che ha contattato Di Costanzo soltanto ieri nel tardo pomeriggio, dopo che si erano complicate le trattative con Daniele Arrigoni, prima scelta, e l'ex laziale Cristiano Bergodi. Il direttore generale Sottovia e il direttore sportivo De Franceschi hanno assicurato che non si tratta di un ingaggio a breve termine. Il neo allenatore biancoscudato, che ha mostrato anche il contratto in conferenza stampa, ha infatti un accordo anche per l'anno prossimo, qualora fosse centrato l'obiettivo della salvezza. Non sono mancati momenti di tensione durante la presentazione tra alcuni giornalisti e i due uomini mercato del Padova, rei di non aver comunicato con la dovuta chiarezza l'evolversi delle trattative nella convulsa giornata di ieri. Questo va dimostrato. Perfetto. Allora, cioè, allora, ieri abbiamo che Bergodi l'hai contattato. Allora, Bergodi racconta male. Bergodi mi ha detto che l'hai chiamato tu lunedì 25 gennaio. Scusate un attimo, ma voglio dire, credo che questo non sia un processo, voglio dire, qui siamo una società che fa calcio. Alle 23, ma che atteggiamento è questo? Arrigoni alle 23. Ti ho chiesto alle 8 se c'era un incontro con Arrigoni, ma figuriamo con Di Costanzo, scusa. Fino a ieri hai detto che Bergodi era la prima alternativa da Arrigoni. L'hai detto chiaramente a tutti noi, confermarlo anche Donati, perché hai chiamato, abbiamo scritto tutti. Mendo ci ha chiesto scusa perché lui ha parlato con alcuni colleghi e gli credo. Alle 10 di sera in trasmissione sei intervenuto e l'hai telefonato un'ora dopo. Nello Di Costanzo era qui. Ma stiamo, stiamo per avere un incontro con Di Costanzo. Dov'è la trasparenza? Ai nostri microfoni le prime parole di Nello Di Costanzo, da allenatore del Padova. E il mio auspicio è che insieme a tutte le componenti che ci sono qui a Padova, voi, la tifoseria e soprattutto l'organico che c'è a disposizione, riusciremo a raggiungere la salvezza per quest'anno e poi l'anno prossimo potremo pensare a obiettivi più importanti. Se lo aspettava la chiamata del Padova, in tutta sincerità? La speravo. Speravo veramente che potessi venire in una piazza blasonata come Padova, che ho sempre seguito. E non vi nascondo che ho avuto contemporaneamente anche un'altra chiamata con una squadra di Serie B, ma non ho avuto assolutamente dubbi. Quando ho capito che i dirigenti del Padova erano decisi, che mi hanno dato garanzie anche per l'anno prossimo, per proseguire il discorso e per ambire a un campionato più importante, appunto, io ho scelto Padova.